saluto a tutti i video ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio che non è solo un saggio, e sono i Gesta Alfonsi Regis di Tommaso Ciaula, a cura di Fulvio Delle Donne e Maria Rosa Libonati, 372 pagine per 30 euro, pubblicato dal Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani da pochissimo. Quindi un testo molto interessante, anche perché contiene ovviamente la traduzione che per lungo tempo ha rappresentato uno dei problemi principali di quest'opera di Tommaso Ciaula, che sono scritti che risalgono al 1423-1424. Ma io, come mio solito, non rubo altro tempo ai nostri ospiti e lascio subito la parola a Pietro Colletta. Prego, Pietro. Grazie, buongiorno a tutti, grazie a te Maurizio di questo invito a presentare questo importante volume. Due parole direi, ma solo due, per introdurre sulla collana che ospita questa pregevole edizione critica a cura di Fulvio Delle Donne e Maria Rosa Libonati. La collana, l'hai già accennato tu, è una delle collane del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani. In particolare è la collana dei supplementa, serie medio-latina e umanistica, supplementa al bollettino del centro. È una collana prestigiosa che nacque negli anni 60 e fu diretta da uno studioso oggi scomparso, ma di grande importanza in questo settore, che fu Gianvito Resta. E il primo volume edito fu proprio un'edizione critica di Gianvito Resta, quella del Liber Rerum Gestarum Ferdinandi Regis di Antonio Panormita, detto il Beccadelli. È una collana che raccoglie, che ha pubblicato in quegli anni importanti studi ed edizioni sui testi della cultura medievale umanistica, con particolare riferimento alla Sicilia. Ricordiamo che la Sicilia, nel basso Medioevo, ha una storia politica comune col resto del meridione peninsulare dal momento della conquista normanna e della fondazione del regno, quindi in età normanna e poi sveva, e primo Angioina fino alla famosa rivolta del Vespro del 1282, che temporaneamente divide le sorti dell'isola dal resto del meridione peninsulare, fino alla riconquista da parte di Alfonso il Magnanimo. Successivamente all'edizione di Resta furono pubblicati altri importanti studi, fra cui ricordo soltanto l'edizione dell'Alfonseide di Matteo Zuppardo a cura di Gabriella Albanese nel 1990. Poi la collana ebbe un periodo di silenzio in seguito alla morte anche di Resta. Qualche anno fa io proposi al direttore del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Giovanni Ruffino, di riattivare questa collana di studi prestigiosa, e lui, da studioso sensibile e attento qual è, accolse la proposta con entusiasmo, sicché da un paio d'anni la collana ha questa sua seconda vita, questa seconda serie, sotto la mia direzione, con un comitato scientifico internazionale, e i primi frutti di questa nuova stagione sono stati l'edizione della Descendentia Dominorum Regum Sicilie, un libello giuridico dinastico, il cui autore è Paolo Rossell, un notaio valenziano, che intorno al 1437-38, su commissione di Alfonso il Magnanimo, ripercorre la storia della monarchia siciliana dalla fondazione normanna fino appunto ad Alfonso, per legittimare le sue aspirazioni e pretese appunto su Napoli, proprio nel momento in cui Alfonso si accingeva alla campagna militare per la conquista di Napoli, che sarebbe avvenuta qualche anno dopo. Questo è il volume. E invece questo secondo volume che oggi presentiamo, il nono della serie, ma il secondo di questa nuova stagione, è appunto
L'edizione che qui mostro, dei Gesta Alfonsi Regis, di Tommaso Ciaula, autore siciliano, a cura di Fulvio Delle Donne e Maria Rosa Libonati. Maria Rosa Libonati non è oggi qui presente, ma c'è il mio amico Fulvio, al quale io a questo punto lascio la parola e mi limiterò a fargli delle domande. Per consentirgli di spiegare, raccontare a chi è interessato di cosa si tratta. Quindi la prima domanda che ti faccio, Fulvio, è chi sono Tommaso Ciaula e Alfonso il Magnanimo, autore e dedicatario di quest'opera? Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie Piero, grazie a Maurizio Calive e Italia Medievale per la consueta disponibilità e generosità. Allora, si tratta, come diceva anche Maurizio all'inizio, di un'edizione, ma che è anche uno studio approfondito, perché fatemi giusto un secondo rammentare l'importanza anche di queste cose, perché è una fonte, no? È una fonte e la storia si fa sulle fonti. A volte si dimentica, no? Che tutto quanto quello che facciamo, tutto quello, tutti i nostri ragionamenti devono basarsi su delle basi solide. Ecco, le basi solide sono le fonti che devono essere poi interpretate, devono essere poi lette correttamente e quindi alla fine sono lo strumento essenziale, ineludibile per comprendere anche il passato, per comprendere anche la storia. Ecco, chi sono Alfonso il Magnanimo e Tommaso Ciaula? Cominciamo con Alfonso il Magnanimo, il protagonista di questo testo importante. Alfonso detto appunto Alfonso V, no? O Alfonso IV, dipende poi dal ruolo, perché appunto poi fu conte di Barcellona, re d'Aragona, di Valenza, di Maiorca, di Sicilia, di Sardegna e dal 1442 anche re di Napoli. E assume questo nome del Magnanimo, Alfonso il Magnanimo, quindi fu re della corona d'Aragona. Il signore, possiamo dire, in quegli anni nacque nel 1396, muore nel 1458, soprattutto a cavallo della metà del 1450 del XV secolo. Fu il signore più potente del Mediterraneo, davvero il signore assoluto del Mediterraneo occidentale, che divenne quasi una sorta di lago catalano, perché fu interamente dominio degli aragonesi e dei catalani. Ma oltre che potentissimo signore, ricchissimo signore, di fatto il vero imperatore di quell'età, di quegli anni, fu anche un grandissimo mecenate, uno che rivoluzionò di fatto il Rinascimento, partendo anche da Napoli. Da Napoli è l'emblema di questa rinascita, di quest'epoca, dell'età alfonsina, è rappresentato forse appunto, tutti lo possono vedere vedendo a Napoli, il Castelnuovo, detto volgarmente anche Maschio Angioino, però nella forma, perché appunto venne fatto essenzialmente in età angioina, però nella forma attuale che tutti ti invito a visitare, è essenzialmente il frutto di Alfonso il Magnanimo e di suo figlio Ferrante. È proprio l'emblema di questa rivoluzione culturale che viene operata in questo periodo. Sul frontone, soprattutto, no, chi verrà a visitarlo si fermi a guardare il frontone del portale d'ingresso, dove c'è la raffigurazione scolpita del trionfo celebrato da Alfonso nel 1443, dopo la conquista di Napoli, dopo essere entrato a Napoli in seguito a una guerra circa ventennale. Ecco, questo è il protagonista. Adesso veniamo all'autore, Tommaso Ciaula. Tommaso Ciaula, che è un personaggio poco noto perché le sue opere di fatto sono state difficili da comprendere, difficili anche da far conoscere. Ecco, e questa è la sorte anche, possiamo dire, in generale della letteratura. Ci sono autori particolarmente fortunati che magari vengono studiati, editi, riediti, perché una volta che si è fatta una prima edizione se ne continuano a fare altre perché il lavoro è facilitato, e altri che sono meno fortunati. Ecco, Tommaso Ciaula è uno degli autori meno fortunati, ma non meno importanti.
fu un autore, non sappiamo neanche benissimo quali sono i termini della sua vita, però all'incirca sappiamo che nel 1423 proprio D'Alfonso il Magnanimo ricevette un incarico importante, quello di Gaetus, di giudice della segrezia di Palermo, che è un incarico che poi fu probabilmente onorifico e dopo la morte del Ciaula passò ad Antonio Beccadelli, il Panormita, un altro autore importante, importantissimo di quest'epoca, anch'esso magari, anche egli forse poco noto rispetto alla sua importanza. È un autore che si occupa soprattutto che fa soprattutto opere in versi, opere di tipo storico, fa un Bellum Particum, fa un Bellum Macedonicum, poi Perduto, un De Bello Cimbrico, sono tutte opere in latino dedicate a vicende del passato. Questa di Alfonso, invece, contrariamente dedicata ad Alfonso, contrariamente alle altre, invece è primo in prosa e secondo è dedicato alla contemporaneità, un personaggio contemporaneo. E quindi questo è uno degli elementi fondamentali. Ecco, se posso, Fulvio, allora entriamo nei contenuti dell'opera. Dici un po' quali sono i contenuti e i caratteri, di quest'opera, storiografica, contemporanea, come hai detto tu, di Tommaso Sciaula, per questo importantissimo, sovrano di quel periodo, che è Alfonso. Sì, appunto, innanzitutto è un'opera dedicata a vicende contemporanee e questa è una cosa davvero notevole. Sembra una cosa banale, ma in quell'epoca non lo è. È una monografia di fatto dedicata ad Alfonso. È scritta in prosa latina, abbiamo detto, in prosa latina anche complessa, perché è stato conservato in un manoscritto malconcio che poi è andato perso durante la Seconda Guerra Mondiale. No, una di quelle vicende era un manoscritto particolarmente importante, particolarmente prezioso per il contenuto e il direttore dell'archivio del Grande Archivio di Napoli nel 1943 Filangieri, per proteggere tutti quei manoscritti più importanti, come quelli appunto della Cancelleria Angioina o quelli della Cancelleria e i prodotti più importanti dell'epoca aragonese, li portò in salvo a San Paolo Belsito presso Nola, allontanando dalla città di Napoli che continuamente era bombardata. Però questo mal gliene incolse perché l'archivio di Napoli fu salvato dai bombardamenti, invece il deposito di San Paolo Belsito dove andò a conservare tutte queste cose e questa è una piaga, no? Terribile della nostra storia. Quel deposito fu incendiato apposta, no? Appunto, senza motivo. Ed è una cosa incomprensibile, la distruzione della cultura, la distruzione della memoria, ecco, lo dovremmo sempre tenere in conto. Ecco, però torniamo all'opera. Sono cinque libri che partono dal maggio del 1420. Ovvero dal momento in cui Alfonso viene chiamato come soccorritore, no, in aiuto da Giovanna II d'Angiò, che era la regina di Napoli. Ecco, e arriva e racconta tutte le vicende fino al 1424. 4 anni di storia, fino a quando appunto arriva poi in Sicilia il fratello di Alfonso il Magnanimo, Pietro d'Aragona, e comincia l'assedio di Napoli. Ecco, finisce lì l'opera. Finisce lì, non arriva fino alla conquista di Napoli perché evidentemente no, dovette sembrare importante questo arrivo di Pietro d'Aragona, però sono 4 anni importanti, ma sono 4 anni importanti e soprattutto l'opera è particolarmente importante perché si pone all'inizio di una tradizione. Innanzitutto si è discusso, come dicevo prima, le altre opere di Sciaula sono in versi, questa invece è in prosa e probabilmente non è un caso
che sia in prosa. Si è discusso se questa prosa potesse essere una bozza, no, di un'opera epica, di afflato epico, perché è tanto, è notevole l'afflato epico di tipo virgiliano in questo testo, in quest'opera. Però io credo che il testo sia stato scritto direttamente in prosa per un motivo, perché c'è appunto una tradizione storiografica significativa in cui si colloca quest'opera, forse si colloca all'inizio di questa tradizione. Ma di questa tradizione storiografica, ecco, ci puoi dire qualcosa di più? Perché la corte di Alfonso il Magnanimo fu una straordinaria fucina di elaborazioni teoriche e di esemplificazioni dal punto di vista storiografico. Ci furono anche delle controversie accese, anche violente, fra grandi autori. E della storiografia si parlò, si discusse tanto accesamente. Ecco, l'opera di Ciaula in che posizione si colloca? E in questo quadro, ecco, che valore ha? Ecco, allora bisogna ricordare, no, che la scrittura della storia non è una cosa che nasce da sé, no? E trova anche una collocazione ben precisa. Si scrive storia quando si ha esigenza di scrivere storia. La memoria, no, abbiamo detto prima, no? La memoria può essere manipolata, può essere interrotta, può essere distrutta, o può essere valorizzata. In alcuni momenti è importante ricostruire in un certo modo la memoria. In quest'epoca, alla corte di Alfonso il Magnanimo, la storia, la memoria è considerata particolarmente importante. Abbiamo detto, Ciaula si pone all'inizio di una tradizione, e ricordo anche la fine di una tradizione importante, cioè la fine di un percorso sempre a Napoli. 1499, l'Actius di Pontano, di Giovanni Pontano, un altro autore importantissimo dell'umanesimo, del Rinascimento. Perché è importante quest'opera, l'Actius, la Azio? Perché appunto è la prima trattazione specifica di come va fatta un'opera storiografica, di come va scritta la storia, quali sono le regole della scrittura della storia. Una cosa ancora attuale, possiamo dire, perché appunto si continua a discutere del corretto modo in cui bisogna fare storia, in cui bisogna scriverla, in cui bisogna narrarla, che è sempre quella. Ecco, allora, è un percorso che si svolge a Napoli, essenzialmente alla corte di Alfonso, e da lì parte per dare le linee direttrici a tutta Europa, a tutto il Rinascimento europeo. Ma come, perché nasce a Napoli alla corte di Alfonso? Ecco, c'è una straordinaria convergenza di linee. C'è una tradizione iberica che viene dalla Castiglia da una parte e dalla Catalogna anche, perché Alfonso il Magnanimo, lo rammento ora, non l'ho detto prima, ma lo rammento ora, appartiene alla famiglia dei Trastamara, famiglia di origine castigliana che però si trasferisce sul trono catalano, aragonese, quindi raccoglie la tradizione di un'intera penisola iberica dove era particolarmente sentita l'esigenza anche di ricordare la storia appunto soprattutto delle case regnanti, delle case dominanti, e lo fanno però in una lingua che è la lingua vernacolare, la lingua locale, il castigliano o il catalano. La cosa eccezionale che viene compiuta a Napoli, alla corte di Alfonso, è che questa tradizione castigliana viene poi trasformata in latino e subisce gli aggiustamenti, le correzioni di una tradizione importante, di una tradizione importantissima che è quella dell'umanesimo italiano, che in quell'epoca è al vertice della tradizione letteraria. Ricordiamoci sempre che la letteratura italiana è stata sempre al vertice della letteratura mondiale, ha
sempre fatto da guida fino all'Ottocento, diciamo. Poi cambiano un po' le cose, ma perché cambiano anche gli orizzonti, cambia il baricentro. Però fino a quel momento, ecco, l'Italia era la guida assoluta. Quello che si fa in Italia diventa la regola per tutta Europa e per tutto il mondo, di fatto. Ecco, alla corte di Alfonso Ciaula costituisce il primo tassello, l'opera di Ciaula costituisce il primo tassello. Probabilmente poi c'è un ulteriore anello di congiunzione ancora più netto tra la tradizione iberica e la tradizione italiana, che da un lato appunto è Gaspar Pellegrì, che è un medico di corte di Alfonso, che è catalano e scrive appunto però in latino la storia di Alfonso. Poi l'ha ricordato prima Piero, c'è Paolo Rossello che appunto anche unisce questa tradizione iberica dinastica alla tradizione italiana, però appunto ecco forse un po' al di fuori di certi schemi, ma anche importante. Dopodiché al di fuori, dopo Pellegrì, c'è Gaspar Pellegrì, questo autore anche importante, però appunto ecco, ancora non era a livello dei grandi umanisti, tant'è vero che ricevette, come dire, una recensione, tra virgolette, dei giudizi terrificanti da parte del grande Lorenzo Valla. Lorenzo Valla E non le mandava a dire. che non le mandava a dire, Lorenzo Valla, che ricordiamo appunto soprattutto per quell'opera importantissima che smaschera la falsa donazione di Costantino, che smaschera come falsa la donazione di Costantino, il De falso credite e tementiti Costantini donazione. E ricordiamo che Valla la scrisse proprio alla corte di Alfonso, stava alla corte di Alfonso dal 1435, abbiamo detto Alfonso grande mecenate che pagava anche tantissimo tutti i letterati che venivano presso di lui, perché era pienamente consapevole dell'importanza della letteratura, dell'importanza anche della memoria, di saper costruire la memoria anche delle proprie vicende. E appunto Lorenzo Valla diede un giudizio terribile di quest'opera di Gaspar Pellegrì, non cita neanche quella di Ciaula, che evidentemente era al di fuori dei suoi orizzonti, e fa un'altra opera dedicata, che doveva essere dedicata ad Alfonso, ma partendo dal padre Ferdinando. Ed è un'opera davvero straordinaria perché c'è un proemio in cui si definisce l'importanza della storia, quanto è importante la scrittura della storia e soprattutto quanto è difficile scrivere storie, cosa ancora più difficile e importante che fare poesia, che fare opera filosofica. Ecco, appunto, fare storia, quanto è importante, quanto è difficile, perché deve soprattutto dare insegnamenti, insegnamenti etici universali. Questa è l'importanza della storia. Però ecco l'ideale di Valla, che era quello di ricercare la difficoltà della storia, sta soprattutto nel dire la verità, nel ricercare la verità. Però per dare anche insegnamenti morali. Ecco, la difficoltà è questa, e lì ogni tanto magari Valla commise anche qualche scivolone, perché appunto in questa ricerca spasmodica della verità non si curava neanche troppo poi di dare alcune rappresentazioni sconvenienti, per cui ad esempio racconto in maniera poco consona, in maniera un po' scabrosa, alcune vicende legate al precedente signore, al precedente sovrano, appunto Martino il Vecchio, Martino l'Umano, che era il predecessore di Ferdinando, di Antechera, il padre di Alfonso il Magnanimo. Racconta questa cosa, lo racconta in maniera sconveniente. E su queste cose sconvenienti si definiscono le regole della scrittura della storia, perché cominciò una querela che ricordavi tu prima, Piero, un conflitto, una disputa accesissima, violentissima, come solamente gli umanisti sapevano fare. Una disputa violentissima, ma
giocata anche sul filo della, diciamo, della cultura, della correttezza letteraria. Ecco, appunto, ci fu un personaggio, soprattutto uno che si chiamava Bartolomeo Faccio, un altro storiografo importante, forse ancora misconosciuto in parte. E dietro di lui c'era poi quel Panormita, quel Beccadelli, quell'Antonio Beccadelli, detto il Panormita, che sono dei grandi geni della letteratura, ecco, questa è della letteratura politica e dobbiamo rammentarlo, ecco, la connessione tra letteratura e politica che è sempre fondamentale, anche per comprendere certe vicende dell'attualità. Ecco, allora, quel Bartolomeo Fascio cominciò a scrivere, come dire, una sorta di recensione all'opera, a quest'operetta, a questo testo storiografico di Valla, dicendo: hai fatto un sacco di errori, hai fatto centinaia di errori, solamente nelle prime 10 pagine ho trovato 200 errori, in totale ne ho trovati 500. Faceva queste cose terribili. Qual era l'errore però principale? Quello di non saper definire bene che cos'era la storia, perché la storia deve dare insegnamenti, e se Valla aveva detto che la storia doveva dare insegnamenti, però non aveva seguito fino in fondo questa cosa. E gli diceva: ma che racconti a fare alcune vicende scabrose, come quella ad esempio dell'accoppiamento, dei tentativi di accoppiamento di Martino Lumano, oramai vecchio, anziano, con la giovane moglie, per cercare appunto di avere un erede. Il figlio gli era premorto, il primogenito gli era premorto. E dice: perché fai queste cose? Che bisogno c'è di raccontare con tutti i dettagli che appunto veniva creato? Era stata fatta una carrucola, era stato messo in sospensione Martino perché potesse scendere, calare sulla moglie, eccetera. Ecco, che racconti a fare davanti, tra l'altro, agli occhi della suocera e così via. Perché racconti queste cose? È sconveniente. La storia deve dare insegnamenti, e l'insegnamento che deve dare la storia deve essere universale. Non bisogna raccontare il vero a tutti i costi, bisogna raccontare il verosimile, dice. Questa è una definizione interessantissima, importantissima, perché significa, a volte può essere intesa malamente come un tentativo di falsificazione della storia, no? Raccontare la storia in maniera falsificata, ma non è questo quello che vuole dire. E appunto, quando Bartolomeo Fascio dice che bisogna cercare il verosimile nella storia, ecco, il verosimile significa creare una visione positiva della realtà. Le cose sconvenienti, le cose negative, se sono inutili o se danno cattivi insegnamenti, non vanno cambiate, ma possono essere tranquillamente omesse, perché l'obiettivo della storia è esattamente questo. Ecco, e questo obiettivo, questa linea anche storiografica, è alla radice di quello che ho chiamato l'umanesimo monarchico e di questa rivoluzione in qualche modo copernicana che stiamo provando a fare in questi anni, di riscrittura anche del concetto stesso di umanesimo e di rinascimento. Riscrittura, attenzione, non per dire che tutto quello che è stato fatto è sbagliato, attenzione, ma soprattutto per dire che appunto, forse c'è stata una visione parziale, incompleta, alcune cose sono state dimenticate. La storia, lo si dice sempre, è fatta dai vincitori, la storia subisce strani percorsi, alcune cose vengono rammentate bene, altre vengono rammentate male, e che magari in occasione soprattutto della fondazione, diciamo, della nazione italiana, si mirò a dare una rappresentazione particolare
della storia, soprattutto in chiave, come dire, comunale, in chiave repubblicana, però fraintendendo anche il senso di repubblica, ma soprattutto fraintendendo il senso di monarchia, la monarchia che c'era in Italia, nell'Italia meridionale, la monarchia dell'Italia meridionale che, partendo da una tradizione antica, veniva politicamente associata alla tirannide, alla tirannia, ma quella monarchia era invece l'esaltazione delle più grandi virtù, delle virtù supreme che doveva avere il sovrano, il signore. Ecco, l'umanesimo monarchico è questo, è l'esaltazione delle virtù che deve avere il più grande sovrano. Un sovrano per essere tale deve possedere tutto. Le virtù, perché deve essere guida dei sudditi, guida addirittura dell'umanità e quindi non è un tiranno, non può essere un tiranno. Ecco, questa è la cosa. Attenzione, io faccio un ultimo richiamo. Ecco, negli ultimi anni c'è stata quasi una sorta di revisione nostalgica, anche di tipo monarchico delle vicende. Quello che voglio dire delle vicende del passato, quello che voglio dire appunto il recupero dell'umanesimo monarchico e la riscrittura del Rinascimento non ha nulla a che fare con approcci nostalgici del passato che possano essere sabaudi da una parte o borbonici dall'altro. Ecco, semplicemente è un richiamo alla storia. Un richiamo alla giusta contestualizzazione delle vicende, perché appunto il passato va ricostruito con attenzione e va ricostruito partendo dalle fonti, da una lettura attenta delle fonti, cercando poi anche di ricostruire la fortuna che quelle fonti, che gli studi hanno avuto nel corso dei secoli, nel corso del passato, per evitare appunto poi, che so, quei vuoti di memoria da un lato, no, che sono sempre dannosi, ma soprattutto anche per evitare false ricostruzioni, sbagliate ricostruzioni del passato che possono essere pericolose, altrettanto pericolose quanto i vuoti di memoria. Grazie Fulvio. Grazie a voi. Beh, io sono affascinato dall'argomento, anche perché si è parlato di Alfonso il Magnanimo, si è parlato di Tommaso Ciauro, ma si è parlato anche di qualcosa che è universale, no? Perché è come se ci fosse quasi una cesura, un passaggio d'epoca. Rispetto a tematiche come quelle di come va trattata la storia, quindi davvero un'opera interessantissima di cui io ricordo il titolo, che è Gesta Alfonsi Regis di Tommaso Ciaula, a cura di Fulvio Delle Donne e Maria Rosa Libonati, pubblicata da pochissimo dal Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani. E io ringrazio davvero tanto Fulvio Delle Donne e Pietro Colletta per avercela fatta conoscere, scoprire e invito tutti alla lettura perché troveranno una traduzione finalmente adeguata, perché uno dei problemi che ha avuto quest'opera è stata proprio quella di traduzioni che non erano appropriate. Grazie ancora a tutti voi. Ricordo di seguire sempre Italia Medievale sul suo sito che è www.italiamedievale.org, dove trovate anche tutte queste video presentazioni e auguri per l'opera, per la diffusione dell'opera e per la rinascita del centro di studi che ha ripreso queste pubblicazioni La interessanti. collana, non il centro è stato sempre attivissimo, Sì, però collana, sì. finisco e preciso che adesso questa nuova seconda serie, diciamo, è tutta di testi provvisti di traduzione. L'importanza della traduzione oggi è indiscussa, sia per una migliore fruibilità dei testi di quel periodo,
sia perché ogni traduzione è un momento importante di interpretazione, è il banco di prova dello studioso che si approccia al testo. E su quel testo noi conosciamo la storia, come diceva Fulvio. Senza quei testi non conosceremmo e non potremmo farci un'idea di quel che è avvenuto nel passato. Grazie ancora, allora. Grazie. Grazie.